Professore Minelli, oggi insieme, siete in tour in tutta Italia per portare questo grande messaggio, ambiente e rigenerazione. Sono due componenti importanti che dovrebbero entrare nella cultura dell'uomo e quindi il vostro tour è non solo informativo, ma vuole essere una sorta di sensibilizzazione verso il rispetto all'ambiente che fa bene all'uomo. Sì, fa bene a quello che poi è l'utilizzatore dell'ambiente, che appunto è l'uomo, e dovrebbe sensibilizzare più che l'uomo anche le istituzioni, perché il senso è anche questo, cioè le istituzioni dovrebbero comunque essere portate meglio, all'evidenza delle amministrazioni, dovrebbe essere portato questo messaggio forte, che è quello di andare a rigenerare l'ambiente. Perché un ambiente rigenerato costituisce obbligatoriamente, necessariamente, una situazione ottimale per l'uomo, per la sua salute, come dire, per l'evoluzione complessiva delle situazioni di benessere totale dell'uomo fruitore dell'ambiente. La sintesi è una sintesi quanto mai efficace, anche perché lo notiamo di tappa in tappa e andando in giro davvero in tutta Italia. Abbiamo cominciato da Lamezia Terme, abbiamo toccato Lecce, poi adesso tocchiamo la Sicilia, abbiamo toccato Napoli, andremo fino a Milano. Quindi notiamo di volta in volta un'attenzione, una sensibilità sempre maggiore da parte di soggetti diversi, che possono essere in ambito medico, medici, biologi, farmacisti, nutrizionisti, dietisti, biologi di laboratorio, una grande mole di persone che risultano essere particolarmente sensibili ai problemi che noi portiamo. I problemi sono fondamentalmente orientati sul discorso della cosiddetta personalizzazione dei percorsi di diagnosi e di terapia, la nuova frontiera della medicina di precisione, che si attaglia ancora di più al discorso di rigenerazione ambientale, perché porta il soggetto eventualmente che non stia in buone condizioni a poter realizzare dei percorsi definiti, proprio cuciti addosso al paziente, secondo procedure di diagnosi e di terapia che noi abbiamo addirittura inserito all'interno di nostri master, che vengono promossi sempre all'interno di questi tour. Sono due master importanti: uno è quello di, come dire, di organizzazione del management sanitario sulla nuova criticità che è rappresentata dalle malattie croniche, e l'altro grosso problema, che è quello dello studio e dell'analisi del microbiota intestinale. Due aspetti importantissimi che fanno parte certamente del nostro corso di studi in scienze motorie, ma anche di questi due nuovi master di area biomedica che con Unipegaso stiamo in qualche modo promuovendo. Dal punto di vista urbanistico, l'Italia si divide, c'è sempre quel gap che divide nord-sud, proprio dal punto di vista non solo urbanistico, ma anche ambientale e anche culturale. Certamente sì, l'aspetto urbanistico viene curato dai colleghi che appunto si occupano fondamentalmente di rigenerazione ambientale. Noi ci occupiamo più che altro di rigenerazione in termini di recupero di percorsi terapeutici. Per carità, nulla di nuovo, appartenevano alla gloriosa scuola medica italiana che era già operativa prima che intervenisse la ultraspecializzazione che un po' ha frammentato i saperi della scienza medica. Poi si tratta di andare a recuperare questo. Certamente, tuttavia, queste situazioni non vanno disconnesse dall'aspetto che diceva lei, cioè dal discorso dell'attenzione all'ambiente, considerando che l'ambiente costituisce uno dei trigger più importanti, più critici, capaci di far ammalare le persone grazie ad una serie infinita di fattori ambientali che appunto possono intervenire negativamente sulla salute delle persone.